Dopo 2 anni e la morte di oltre 11.000 persone, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente la fine dell'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale, la peggiore mai registrata per questo virus, che ha lasciato dietro di sé un numero altissimo di vittime e ha causato forti ripercussioni su paesi già in difficoltà per la guerra civile. L'annuncio, fatto sapere l'Agenzia delle Nazioni Unite, arriva 42 giorni dopo l'esito negativo dei test sugli ultimi casi registrati in Liberia. In 2 anni questo paese, e Guinea e Sierra Leone già dichiarati liberi dal virus, sono stati quelli maggiormente colpiti. Il primo caso di contagio era stato registrato in Guinea, poi progressivamente il virus si è sparso negli altri paesi. Oltre ai morti, in tutto 29.000 persone sono state infettate. In Liberia, tra quelli che ce l'hanno fatta, c'è Naomi. Abbiamo pianto tanto, racconta. Abbiamo visto morire persone ogni giorno. In una casa trovavamo 4-5 corpi senza vita al giorno. Vedevi persone malate ovunque. Quando ne parlo oggi piango ancora, perché è stata un'esperienza terribile e vogliamo che il virus non colpisca mai più la Liberia. In Guinea circa 6.000 bambini sono rimasti orfani. Numerosi casi sono stati registrati anche in Mali, Nigeria e Senegal. L'allarme è arrivato in tutto il mondo con forti conseguenze. E il virus è stato contratto anche da occidentali, con casi negli Stati Uniti, Spagna, Italia. Ebola is an epidemic, is a disease that can come and go. L'Ebola è un'epidemia, spiega il dottor Patrick Camara, una malattia che può arrivare all'improvviso e poi sparire. Ora che anche la Liberia l'ha sconfitta, come Guinea e Sierra Leone, speriamo che sia finita davvero.